Sgranocchiare l'osso è un atto di civiltà. Notiziona, ho trovato un ristorante che fa le tartare come Cristo comanda. Focus sul grasso per farvi vedere la differenza. La carne portoghese sicuramente più maschia e più decisa. Se potrà dire più maschia o è patriarcato? Ciao amici di Bracemi Ancora, siamo a Castelnuovo di Magra, provincia della Spezia, ma praticamente più vicino al confine con la Toscana. Questo è un posto pazzesco, c'è il castelletto, c'è sta la piscina, c'è sta il ristorante con la brace. Siamo venuti a trovare, ragazzi, Adalberto, che è il proprietario di questo ristorante, taberna, ristorante carnivoro, steakhouse a tutti gli effetti. Quindi, mo andiamo dentro, se mangiamo tutto il menù. Vedete che già ci aspettano, eccolo là, quello già ci aspetta, sì, ci aspetta, sta lì per noi. Mica si muove, guarda. Siamo arrivati. Allora, ragazzi, lui è Adalberto, il proprietario della baracca, ok? Ben arrivati. E panoramica sul ristorante come nei video seri. Si parte da qua, oh ecco, da là si parte, il resto non ci interessa. Vi faccio vedere la ciccia, che qua già ragazzi mi sembra molto interessante. Vedete, ci stavano uno, due, tre ante di armadio per frullare, e non è male, e sono piene di carne che a un primo ragazzi sguardo mi sembra molto interessante. Quant'è che stai qui? Un anno e due mesi. Senti un po', lì c'è star mare, perché sì. Non hai aperto un ristorante di pesce come tutti qui in zona? Perché siamo subentrati a un altro ristorante di carne un anno fa. Questo è sempre stato un posto molto conosciuto in zona per la carne. E ho deciso di continuare la stessa strada cercando di migliorarmi. Tu hai deciso che qui il cliente può scegliere tre tipologie di menù, sì. Di percorsi, no? Percorsi carnivori. Certo. Uno da 30 euro, uno da 40 euro, uno da 50 euro. I nostri menù si dividono in base al sesso dell'animale. Ok. E non al grado di marezzatura. Questa okay. È un po' la particolarità, secondo me, dei miei menù. Tu lavori solo femmine? Io lavoro solo femmine. Che tendenzialmente sono migliori. Frigo. Qui abbiamo la selezione a 30 euro. La selezione okay. 30 euro. Cioè uno arrivano in due, un menù da due, no? Perfetto. Io e te arriviamo, euro. Se mettiamo seduti, 30 euro pago io, 30 euro paghi te. Vino, acqua, escluso. Vino, acqua e dolce escluso. Sì, quindi certo. La ciccia paghi 30 euro e compreso il contorno compreso il contorno. E ciò certo. Bistecche che sono quelle di questa cella, quelle circa 1,1 kg, 1,2 kg. Il fornitore lo conosco a occhio, ti posso dire che queste sono signore carni, quindi tu mi dai 1,1 kg di questa per 30 euro a testa, sì, se può fare, se può fare. Da 40 euro che c'avemo? Da 40 euro diciamo che passiamo a delle vacche, più che non sono più scottone. Italia Nord Europa prevalentemente, okay. Quindi come vedi abbiamo questa Mr. Biffi che sì, immagino sì, che sì, conosci, sì. Abbiamo la chianina del consorzio 5R, abbiamo la sashi finlandese, abbiamo di questo armadio l'Irlanda. Ragazzi vi dico una cosa, probabilmente alcuni nomi a voi potrebbero non dire nulla, però vi assicuro che dentro a questa cella qua c'è una carne che è un gradino superiore a quest'altra, ve lo dico perché conosco parecchi fornitori, allevatori, ci sta, quindi 1,1 kg di questa, 40 euro. 80, amiche. Quanto? 80. 80 che? Certo, 40 euro a testa. Sì, cioè, ah, 40 vogliamo... io, 40 te, poi 50 euro. 50 euro. Andiamo sulle bombe nucleari. In questo caso Marino a Portogallo. Cercate. Sono carni un po' più ricercate. Quindi un chilo di questa. Io e te, 50 euro io, 50 euro te. Se può fare. Ma questa se la mangiamo, questa col grasso giallo, se la mangiamo tutta, ragazzi, tutta se la mangiamo. Prima di proseguire, io una cosa ve la devo dire. Questo è l'unico ristorante in Italia che ha tutto il personale prelevato da un circo che stava chiudendo. Che ha fatto Adalberto? È andato al circo, ha detto: c'era oh, che state a chiudere? C'era carenza, in quel periodo. C'era carenza. Quest'estate. C'era carenza di persone. Là, il leone voi siete bagnato, lo struzzo pure, il cammello pure. Invece, quelli che lavoravano al circo l'hai assunto. No, ragazzi, sto scherzando. Però sono tutti personaggi fantastici. Ho avuto modo di conoscerli prima. Mi sembra davvero di stare dentro un circo perché c'è un'armonia, una simpatia, diciamo che esce da ogni poro. Lui è il primo che è scappato dal circo. Davide. Tu saresti lo? Lo chef. Lo chef. Il vostro menù è carino, interessante, c'è un sacco di roba sfiziosa. Ho visto che tu fai tre battute. Sì. Mona, se sei d'accordo, andiamo in cucina, andiamo dietro e mi fai tre tartare. E questo che faceva al circo il trapezista, che faceva? Ma chi invece porta dietro alle cucine delle steakhouse? Solo Bracemi Ancora, ancora che seguite tutti questi pseudo-influencer su Instagram che mangiano e dicono è buono, è buono, è buono.
buono, è buono. Ancora che andate su Instagram a seguire quegli influencer, Bracemi ancora mi porta dietro le cucine. Tu c'hai tre tartare. Partiamo dalla prima, la quella basica. Partire. Esatto. Certo. Che nel menù viene definita? Naturale. Vai. Olio, sale e pepe. Allora, faccio vedere la prima cosa, ragazzi. È una battuta e quindi la grana deve essere così. Così quando sta sotto ardente deve da sgranocchiare. Filo d'olio. Filo d'olio. Pepe macinato. Pepe, che non guasta. Pizzico di sale. Olè, una bella girata. Mescolatina, uguale identica come la facciamo al tavolo. Esatto. Olè. Via. Poi come la pulisci? Fior di cappero, forchetta di limone. Ah, il zest di limone. Un giro d'olio. Se può fare una petizione nazionale, coinvolgere il governo, le regioni, affinché tutte le battute al coltello nelle steakhouse in Italia siano così, perché così deve essere, senza salse, salsette, mozzarelle, anima degli mortacci vostra, di tutto ci mettete. Io vorrei che una battuta al coltello italica sapesse di carne, come in questo caso ha fatto Davide, che ha rispettato la materia prima. Ma mo ti dico questa. Boh, deve fare la tartare alla francese, dove gli ingredienti ci stanno. Vediamo quanto regola l'acceleratore, va. Solita battuta, qui andiamo ad aggiungere una salsa alla francese, fatta praticamente con capperi, cipolla rossa, un pochino di senape, un po' di tabasco, sì? Un po' di Worcestershire sauce, okay. Un pizzico di ketchup per addolcire il tutto. Andiamo ad aggiungere una foglia di cappero e due germogli di lenticchie. Filino d'olio. Giro d'olio. Anche qua. Allora Davide, in questa tartare non c'è l'uovo aperto sopra? No, l'uovo è emulsionato in questo caso. Lo emulsiono nella salsa direttamente con gli altri ingredienti per dare un tocco vellutato. È una scelta tua? Scelta tua, okay. Una salsa vellutata in bocca deve risultare vellutata. Qui si merita un mortacci quanto è buona. Ragazzi, notiziona, ho trovato un ristorante che fa le tartare come Cristo comanda. Hai dosato bene gli ingredienti. Bene. Ora dobbiamo fare la terza. Facciamo la terza. Voglio vedere. Quella un po' più particolare. Viene condita come la tartare naturale. Qui il limone lo andiamo a inserire subito. Ora andiamo a prendere il nostro osso che ricaviamo dalle nostre carne. Viene sbollentato in acqua e bicarbonato. E qui andiamo a condire con una maionese montata con il grasso del midollo. Andiamo ad aggiungere un gel ai frutti rossi per dare un tocco di acidità. Un pochino di cipolla croccante. Che carne abbiamo usato? Abbiamo usato una fesa piemontese. Sì, bella. Carne secondo me è una delle più indicate per fare queste lavorazioni a crudo. Ci sta, mi piace, figa, c'è personalità. Secondo me ci sono due aspetti che bisogna sistemare. La grana era uguale per tutte e nella tartare francese la grana dovrebbe essere un pochino più piccola, un pochino più tritata. Bene la battuta italiana, bene ma con riserva la versione francese, perché vorrei la grana un pochino più piccola. La terza è espressione dello chef. Io non impazzisco per queste tartare troppo impapucchiate, però mi dicono che è il piatto che va per la maggiore, quindi sono io che sono fin troppo talebano in questo, che amo la carne nella sua purezza, quindi per il resto ci sta. Direi che l'inizio è ottimo. Davide promosso, mo da chi andiamo? Andiamo in cucina da Andrea. Da Andrea, macellaio. Sì, questo l'ho trovato, era scappato pure lui. Dal ma... circo? Sì. Con te affrontiamo il tema bistecche. Mi sono fatto tirar fuori le meglio. Come direbbero a Bolzano, mi sono fatto uscire le migliori. E mo le tagliamo, se le cuciniamo, se le mangiamo. Partiamo con quella dal grasso giallo. Vai, va, pia, pia, Te la chiudo. Vabbè, mi fai fa tutto a me, mi fai fa. Sì, vi faccio vedere una cosa tipica delle bistecche che arrivano dal Portogallo, dalla Spagna, è lasciare questa curva, la vedete? Vroom! È tipico loro. Dici, ma perché? Perché è la loro tradizione lasciare questa curva. Tagliami una bella bistecca. Io lo so che tu sei ligure e quindi sei tendenzialmente parsimonioso, ma che cazzo ce ne frega, pagato Alberto, convieni, ma taglia la grossa come la taglieresti mai. Oddio, ma l'avete visto ragazzi quando il coltello è entrato nelle cose? Madonna mia, guarda che meraviglia, ma che sta, ma scherzando? Vede plastica. Vede plastica. Ma questa sarà stata fatta con la stampante 3D. Può darsi. Ma sarà carne sintetica. Amici di Bracemi ancora, ma sarà carne sintetica questa? Ma quando troveremo nei supermercati la carne sintetica? Ma secondo voi sarà così con sto grasso giallo? E c'ho i miei dubbi. Ti è. Dai, va. Ah! Beccate sta bistecca. Il ragazzo a manico, il ragazzo a mano. 3, 2, 1. Ma è tutto.
quanto grasso! Lo dicono, lo dicono. Signori, questa non è una bistecca entry level, questa è una bistecca per carnivori professionisti, per chi già ha fatto un percorso, per chi ha competenza. Se guardando questa bistecca pensate che sia tutto grasso, non fa per voi. Iniziate un percorso, diciamo, di degustazione e quando arriverete a questo livello capirete quello che vi sto dicendo, perché altrimenti sarebbero scemi a vendere tutta questa roba. André, ce lo facciamo un confettino di grasso? Tanto vai. Dalle mie spalle sento che il forno è bello caldo. Tiè, tiè, cuciniamoli, va? Ma che ne sapete voi? D'accordo? Ci ostruirà qualche arteria! Ma sti cazzi, ragazzi, il sapore che andremo adesso a mangiare è qualcosa di strepitoso! C'è solo un problema, dobbiamo aspettare qualche minuto perché ci vuole la lingua d'amianto per mangiare sta roba. Chips gigante di grasso di bistecca portoghese! Raga, mo me vado a ricoverare al pronto soccorso, ci avrò un paio di arterie otturate. Ma l'esplosione di gusto che ho avuto in bocca, ragazzi, è inimmaginabile, perché non è grasso ma è sapore. Quello che mangia il bovino, la storia dell'animale che ci andiamo a mangiare è tutta rinchiusa in quel grasso. Quando guardate quel grasso, ragazzi, sappiate che non è uno scarto, ma è un elemento che impreziosisce da morire la storia della vostra bistecca. Non ci credo, ma tu vieni a vedere, tu queste cose non le hai mai viste. Ma lo vedi che grasso c'è? Guardate, stando fuori dal frigo da 7 minuti, 8 minuti, la bistecca comincia a respirare e boom, il colore, ragazzi, esplode. Colore che, se ci seguite, non troviamo nell'Angus. Dice, perché il colore dell'Angus è bianco e quello di questa bistecca di Marinoia è giallo? Per, ragazzi, tre principali motivi. Uno, il DNA della bestia, lì è madre natura che decide. Due, l'alimentazione, che è ovviamente diversa. E tre, ovviamente, il microclima nel quale questi animali vivono. Ma principalmente parliamo di DNA. Poi ovviamente l'uomo ci mette il suo, il DNA fa tanto, ma non tutto. Abbiamo questo meraviglioso Angus italiano. Vale il discorso di prima. Tanto paga ad Alberto, che ci frega. Taglia la bistecca grossa. Zan zan. Amici di Bracemi Ancora, mi sono fatto adagiare qua sul piano di lavoro queste due bistecche. Volevo farvi vedere la differenza di colore. Questo colore più intenso è dovuto all'età dell'animale, ok? In questo caso è un animale più adulto, mentre invece questo è un Angus, diciamo, sicuramente più giovane. Allora facciamo la prova, si mette il dito dentro, vediamo come risponde. Poc. Vedete? È bella morbidosa, è bella burrosa, vuol dire che questa è proprio una carne matura. Invece guardate, se io faccio col ditino qui, troverò più resistenza. È un pochino più dura e un pochino più elastica, perché è una carne più giovane. Grasso che avrà sapori diversi. Cuociamole insieme, contemporaneamente, perché poi l'assaggio lo facciamo insieme. Oh ragazzi, seguiteci in questa cottura, perché in questo ristorante usano una tecnica decisamente insolita. Vediamo un po', va? Questa la riconosco, è il nostro Angus. Mamma che odore! E questa è la nostra portoghese. Andiamo a togliere l'osso dalla carne e a passarla in padella col suo grasso. E questo che sarebbe? Questo è il grasso di recupero che andiamo a togliere dalle lombate quando arrivano. Ha detto la parola chiave, grasso di recupero. Stai a capire? Grasso di recupero. Vuol dire che questa è una cucina circolare, vuol dire che qua dentro c'è una certa etica, vuol dire che qua dentro non si butta niente, fanno bene. Wow wow wow! Ragazzi, c'è un odore pazzesco! Non ci credo! All'americana! Dopo tanta attesa finalmente sono arrivate le bistecche, allora ve le faccio rivedere. Questo, signori, è l'Angus italiano. Prima cosa, ragazzi, che voglio dirvi, quando vi arrivano queste piastre, ricordate che queste piastre devono tenere in caldo la carne, non le devono stracuocere. Se la bistecca arriva che frigge,
vuol dire che stanno sbagliando per un semplice motivo. Voi avete chiesto la carne al sangue, la carne va arriva al sangue, ma la piastra è bollente e la carne continua a cuocersi. In questo caso la piastra è calda e mantiene. Allora io direi, per esperienza vi posso dire che la carne di Angus italiano avrà un sapore meno invadente. Eccola qua, gronda dei suoi umori. La cottura, sapete che io prediligo la cottura al sangue, qui è una cottura media, ma ci sta, tanta gente mi critica perché io amo la cottura al sangue. In questo caso, ragazzi, accontentiamo quelli che vogliono la cottura media. Guardate che bella, bella umida, guardate, gronda dei suoi umori. Tieni. Pare che ha aperto il rubinetto, guarda, ma vedi che meraviglia che è. Tipico Angus allevato, ragazzi, in maniera sobria. Questa carne, questo Angus italiano non è stato spinto, non voleva piacere a tutti i costi. È una carne molto delicata, molto accomodante. Se vogliamo è una carne materna, nel senso tu te ne mangeresti a chilate. Non è per niente invadente, è un'ottima prima carne, è un ottimo Angus. Conosco personalmente l'allevatore e fa un gran lavoro. Fortunati quei ristoranti che riescono ad avere nel loro ristorante questo Angus. Ottimo, questa è una signora carne che mi piace, ha un suo pubblico accogliente, mi verrebbe dire democristiana, ruffiana ma senza trucco, capito che intendo? Cioè non si trucca questa carne è così, prendere o lasciare. Andiamo in Portogallo, la cottura è stata un pochino più al sangue. Beh, qui c'è molta più personalità, questa si vede che è un animale più intenso, è un animale che richiede una preparazione carnivora sicuramente superiore rispetto a questo Angus. In bocca è appagante, se vogliamo anche un po' presuntuosella, eh? Dice io so io, voi non siete un cazzo, la Marchesa del Grillo, però ci piace. La cottura che fanno loro con il recupero del loro grasso gli dà quel chicca in più, la rende ancora più piacevole. Questa è bella maestosa, cioè è un altro campionato, capito? Cioè questa è Serie A, questa è Champions League, ma infatti sono sistemate in due menu diversi. Spesso e volentieri vi dico che la carne migliore è quella attaccata all'ossicino, quindi devo fare questa prova in barba al galateo, in barba alle buone maniere, ma se ti arriva un osso così non puoi non addentarlo. La carnetta, ragazzi, ricordate, la carnetta attaccata all'osso è un ben di Dio, eh? Sgranocchiare l'osso è un atto di civiltà. Antiche, strepitosa. Assaggiamo la carnetta attaccata all'osso dell'Angus. Confermo esattamente, ragazzi, quello che ho detto prima. La carne portoghese sicuramente più maschia e più decisa. Se potrà dire più maschia o è patriarcato? Beh, vabbè, noi lo dimo. In entrambi i casi, ragazzi, ci sta un mortacci, quanto è buono. Se non ci fosse questo clima pesante in questo periodo storico molto particolare, io con la coscienza più pulita potrei dire che l'Angus ha un sapore più femminile e la carne portoghese ha un sapore più maschile. Ma queste cose rischi a dirle oggi, perché arriva il primo che ti dice patriarcato e quindi certe cose le devi dire, ma con molta più cautela. Chi sei te? Sono Simone. Sei l'addetto ai dolci? Sì. Senti un po', ma al circo prima che lavoro facevi? Mangia fuoco. Benissimo. Che dolci c'hai? C'ho il tiramisù, sono un cannolo siciliano, ho un tortino ai frutti rossi. Portaci il tiramisù, va. Va grazie. Bene. Assaggiamo sto tiramisù. Pure questo è buono, io vedi. Bene ragazzi, allora questo video si conclude qua, voglio concluderlo facendovi vedere il panorama adesso un pochino meglio rispetto a questa mattina. Allora, che dire di questo posto? Mi è piaciuto, ci tornerei assolutamente sì. Ragazzi, consiglio, se state in zona, puntate il navigatore qua. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!